penso che tutti devono venire a vedere questa mostra che abbiamo fatto qua, ma soprattutto i laboratori, che i giovani possono venire a vivere. Parlo proprio di bambini, di ragazzi. Loro sono nativi digitali molti, per cui sono avanti 10 anni, 100 anni rispetto a noi. E vogliamo dargli degli strumenti, dei luoghi dove poter interpretare il futuro. E a Mestre, a Bissuola in particolare, abbiamo fatto il centro che credo sia uno dei più avanzati d'Europa. Anche soltanto una visita a questo centro per farsi spiegare cos'è la musica elettronica. Abbiamo i tutors che sono qui per spiegare alle famiglie, per stare alle persone che hanno anche i capelli bianchi come il sottoscritto, di spiegare cos'è questo fenomeno, quali sono le sue potenzialità e come è e perché quindi è entrato così fortemente nella vita dei giovani. E ai giovani dare un'opportunità per fare un passo avanti, non soltanto per essere anch'essi passivi, ma per eventualmente diventare piccoli compositori, aggiungere qualcosa a quello che già fanno con la loro chitarra, aggiungere qualcosa al pianoforte che forse già stanno studiando. La Mestre Venezia è una sfida continua, ma in questo caso sono sfide che si giocano volentieri se poi, diciamo, in palio c'è il futuro dei bambini. E ho detto, abbiamo prima dovuto pulire qui questa zona, questo parco, ancora c'è molto da fare, però insomma l'abbiamo bonificato prima. Poi abbiamo portato le ruspe, non le abbiamo dichiarate, le abbiamo portate, abbiamo buttato giù dei cubi di cemento, dei luoghi dove si nascondevano veramente proprio teppaglia, si può dire, e che rovinano i nostri giovani. Invece qui abbiamo investito invece sul centro civico. In questo caso abbiamo chiesto di intervenire alla Biennale, la Biennale che ha un'esperienza forte su questo, ecco perché il senso di avere le grandi istituzioni. E abbiamo realizzato questo investimento, continueremo nel centro a fare altre cose di grande, diciamo, futuribilità, ma spero che tanti giovani della città metropolitana vengano qui a Mestre, a Bissuola, penso sia il futuro.